professor Giuseppe Banfi. Semplificazione per le procedure di utilizzo di materiale biologico residuo. Qual è il punto? Il punto è che in questo momento noi, come diceva ieri il professor Corrao in questo congresso FADOI, siamo seduti su una grande miniera di cui utilizziamo una piccolissima parte del minerale prezioso di cui dispone, cioè noi abbiamo una grande quantità di materiale biologico che viene raccolto per le indagini diagnostiche che poi non viene utilizzato per scopi di ricerca, e noi auspichiamo appunto che questa enorme quantità di materiale possa essere utilizzata come già previsto comunque dalla legge 3, e anzi questo è stato un grande successo proprio del gruppo di studio di FADOI che ha portato anche questa nostra idea a livello ministeriale, proprio per l'utilizzo per valutazione di nuove molecole, nuove metodiche, l'utilizzo di vecchie molecole, molecole conosciute però con intenti nuovi, o per avvalorare delle ipotesi diagnostiche quando vengono scoperte, vengono conosciute nuove ipotesi fisiopatologiche. Cioè, in altri termini, riutilizzare questo materiale per poter far avanzare le nostre conoscenze senza dover rifare continuamente la raccolta di materiale biologico con delle spese sia umane sia economiche molto elevate. Per quanto riguarda la normativa anche europea, come possiamo correlarci? Dunque, in altri paesi europei e anche extraeuropei questa normativa è già ampiamente prevista, anzi ci sono paesi come la Norvegia o l'Estonia in cui addirittura ci sono delle raccolte per studi di popolazione proprio promosse dallo Stato nei confronti della popolazione generale, e questo purtroppo nel nostro paese non è ancora avvenuto, però la possibilità di riutilizzare il materiale o di conservare questo materiale per futuri utilizzi potrebbe essere molto importante anche per gli studi di popolazione nel nostro paese, quindi non va a confliggere sicuramente con la normativa presente.